Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Finalmente, possiamo dirlo, finalmente è stato rimesso in gruppo un giocatore che secondo me Wagyu potrebbe dare grandi soddisfazioni. Potrebbe dare grandi soddisfazioni e attenzione, perché secondo me potrebbe rientrare nel centrocampo a 5 di Antonio Conte. Detto questo, tasto like e commento perché voglio sapere soprattutto la vostra e soprattutto gruppo Telegram in descrizione, anche quello è gratis. Partiamo subito, non vi sto qui a dire abbonatevi al canale perché non ha senso. Non ha senso dire abbonatevi al canale. Se vi volete vi potete abbonare, se non lo fate va bene ugualmente, basta che lasciate il tasto like e il commento. Partiamo, di chi stiamo parlando, Wagyu? Stiamo parlando di Folo Ruscio. Sì, perché Folo Ruscio, signori, è Sole? Vabbè, gli piace anche a lei venire nei video di YouTube, che faccia riccio. Comunque, a parte questo, stiamo parlando di Folo Ruscio. Folo Ruscio, signori, che finalmente è stato rimesso in gruppo da parte di Antonio Conte. E posso dirlo che io sono estremamente contento di questa scelta del mister, perché io lo reputo un giocatore che potrebbe far fare il salto di qualità e potrebbe fare il quinto, secondo me. Attenzione, potrebbe fare il quinto perché le caratteristiche ce l'ha tutte. Naturalmente a Verona giocava in attacco, questo nessuno lo mette in dubbio, però secondo me se Conte si guarda e gira, io non ho un quinto destro perché essenzialmente c'è Zerbin su quella fascia, diciamoci la verità. Però hai Folo Ruscio, io lo provo ad adattare e secondo me Wagyu il giocatore ha gamba, ha molta molta gamba e potrebbe far benissimo in quella parte di campo, eh. Poi ve l'ho detto, fatemelo sapere voi qui sotto nei commenti. E sinceramente l'avevamo capito anche dall'Instagram di Folo Ruscio perché aveva smesso di postare Folo Ruscio e poi ieri, perché questo fatto è successo ieri, ma è stato riportato oggi dal Corriere dello Sport, il ragazzo ha messo la foto con la maglia del Napoli in allenamento. Questo significa che il ragazzo si è riunito nuovamente al gruppo azzurro e che Conte ha voluto fortemente il rientro del giocatore. Sapevamo tutti che era stato messo fuori rosa perché doveva partire, doveva andare alla Lazio, doveva andare alla Fiorentina. Poi non se n'è fatto di nulla, il giocatore è rimasto a Napoli e quindi il Napoli secondo me fa benissimo a questo punto a puntare forte su di lui. Premessa, io non vi sto dicendo che toglierà il posto a Mazzocchi, oppure Napoli tu stai dicendo delle stronzate perché non può fare il quinto di centrocampo, ve l'ho detto, questa è una mia supposizione, però visto che in quel lato di campo siamo carenti, scusami, specialmente sul quinto di centrocampo, i famosi quinti, ecco, io opterei per adattare Folo Ruscio. Ragazzi, a Verona lui ha fatto benissimo. I suoi assist li ha fatti anche al Verona. Perché non provare ad adattare il ragazzo? Perché non provarci? Non ti dico che poi, ma secondo me Conte questa idea nella testa ce l'ha. Perché, ragazzi, lì davanti c'è Neres e Politano. E sappiamo tutti che ora come ora togliere il posto a Neres oppure a Politano è difficilissimo, perché i due ragazzi stanno facendo bene. Parliamo bene di Politano perché tutte le volte che parlo male di Politano qualcuno mi viene a scrivere: "No, ma tu ce l'hai sempre con Politano". Non ce l'ho con il ragazzo, io non ce l'ho, è il modo di giocare che non mi piace di Politano, solo questo. E poi che sia un bravissimo ragazzo, che sia un ragazzo d'oro, questo nessuno lo mette in dubbio e non lo metterò mai in dubbio che sia un ragazzo serio e responsabile. Però ecco, vi ripeto, a me il modo di giocare di Politano sinceramente non mi piace. Però ecco, con questa cosa di Folo Ruscio che si potrebbe andare a inserire come quinto di centrocampo, secondo me io è un'opzione che non la butterei. Non la butterei perché secondo me potrebbe essere la svolta tattica da parte di Antonio Conte, adattato in un nuovo ruolo e dagli anche più minutaggio. Ragazzi, Mazzocchi non si può fare tutta la stagione, diciamocelo seriamente. Mazzocchi ci mette impegno, ci mette tutto. Però ecco, ci vuole anche testa e dire: "Vai, Mazzocchi non può fare 90 minuti,
Hai la Coppa Italia, questo è vero, ci sarà la Coppa Italia. Ecco, forse in Coppa Italia con il Palermo potremmo vedere questo assetto tattico diverso da parte di Conte, non lo sappiamo. Però ecco, un ricambio a Mazzocchi gli va dato e Zerbin, con tutto il bene che noi gli vogliamo, Ayew è voluto fortemente, Conte ha voluto fortemente che restasse a Napoli e va bene tutto, però Ayew, Zerbin non lo possiamo paragonare a Foro Luscio, Ayew, dai, facciamo i seri. Però, sapete, io penso, faccio di qua, di là, mi scervello da qua e là. Però, vista la partita ieri di McTominay, va bene così, i puristi, McTominay e McTominay, scusatemi, e Gilmour, il Napoli, secondo me è. Poi fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti, vista la prestazione che ha fatto ieri il ragazzo, i due ragazzi del Napoli. Ma un 4-3-3, un ritorno al 4-3-3, 4-2-3-1, non lo so, perché secondo me McTominay diventerà il fulcro del centrocampo, eh? Potrebbe diventare il fulcro del centrocampo e attenzione. Perché il ragazzo i piedi ce l'ha e ce l'ha anche Gilmour. Se Conte ha voluto fortemente McTominay, significa che allora ci vuole puntare su questo ragazzo, vuole puntare su Scott. Poi Gilmour potrebbe essere l'alternativa vera a Lobotka, questo già l'abbiamo detto in fase di presentazione del ragazzo. Come vi dissi, ragazzi, guardate che Gilmour verrà, ma verrà a fare il vice Lobotka, e tu valla a levare Lobotka dal centrocampo del Napoli. È complicatissimo levarlo, Lobotka da lì, vai giù. Con tutti i giocatori che sono arrivati a Napoli per levare il famoso posto a Lobotka, e nessuno gliel'ha tolto il posto a Lobotka, voglio. Ecco, quindi queste erano le notizie principali di oggi. Questa è una notizia che secondo me è importante farci un video su questa notizia, perché ragazzi, Foro Lucio io lo ritengo un giocatore che potrebbe far benissimo a Napoli. Poi ve l'ho detto, naturalmente non sarà un Coop Miners, questo nessuno lo mette in dubbio. Però ecco, una valida alternativa a Mazzocchi ci potrebbe stare. Poi, se il Napoli, se Conte vorrà fare un 4-3-3 per giocare con McTominay, Anghissà e Lobotka a centrocampo, io alzo le mani e dico, aiuto, fai la difesa, ritorni con la difesa a 4 con Di Lorenzo, Buongiorno, Rachmani, dall'altro lato Olivera e ci puoi mettere all'evenienza Spinazzola. Non lo so, eh. Non lo so, questa è un'idea mia personale, eh. Mia personale. Però Spinazzola sta facendo bene e Napoli con il centrocampo a 5 sta facendo bene. E poi Conte l'ha detto, con il 4-3-3 abbiamo preso tanti gol. È una mia supposizione, ve l'ho detto, è una mia supposizione, non c'è nulla di fondato su questa notizia. Ecco, l'unica notizia importante era questa qui, proprio del rientro, del reintegro del buon Foro Lucio in maglia azzurra. E quindi ci divertiremo anche con Foro Lucio. Detto questo, noi ci vediamo questa sera per il post partita di Francia Italia. Ah, ieri cosa vi dissi io? San Marino Liechtenstein. Stai a vedere San Marino come farà la prima vittoria. Io preciso. San Marino 1, Liechtenstein 0. Preciso, preciso, ma anche se fosse. Comunque. Fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Noi ci vediamo questa sera dopo lavoro per il post partita di Francia Italia. E che Dio ce la mandi buona contro la Francia. Da un lato ci sta Mbappé, Dembélé, Griezmann. Non so se giocherà sempre, ma penso che ci sia sempre Griezmann. Da un lato abbiamo Retegui Raspadori. Mamma mia, non vorrei essere nei panni di Luciano Spalletti. Detto questo, ci vediamo dopo. Ciao.